Buonasera! Buonasera signorina, benvenuta nel nostro bar. Si accomodi pure, c'è lì un posto al bancone. Ah, in mezzo. Signorina, che cosa le portiamo? Un succo ace e un pacchetto di patatine, grazie. Va bene, glielo facciamo subito arrivare. Ok. Che cosa preparo? Ma non ce l'abbiamo il succo ace, quello che ha chiesto la signorina, non ce l'abbiamo? Ma come ha chiesto un succo ace? Ma con tutto quello che poteva chiedere, proprio il succo ace. Ha chiesto un succo ace con un pacchetto di patatine, però il succo ace non ce l'abbiamo. E non abbiamo neanche le patatine, no, se per quello. No, ci sono finite tutte. Ah, e adesso cosa facciamo? Cosa facciamo adesso? Non lo so. Mannaggia, aspetta. Aspetta, mi è venuta un'idea, so io cosa fare. Ok. Allora, qui abbiamo l'arancia. E poi l'ace ha dentro arancia, carota e limone. Allora okay. ci mettiamo dentro un limone e ci mettiamo dentro una carota. Ok. E così il succo è fatto. Perfetto. Ok, portaglielo. Glielo porto. Vai. Signorina, il suo succo ace e un tovagliolo per pulirsi. Grazie. Tenga. Ma che cos'è questo? È il suo succo ace, signorina. Ma io non ho mai visto un succo ace così. È molto particolare questo, esatto. Qui perché se noi siamo all'avanguardia, lei conoscerà i vecchi succhi ace che ormai non vanno più di moda. Infatti, vede che qui è proprio originale, c'è l'arancia, c'è la carota e c'è il limone. La carota non è neanche stata sbocciata. E per dare quel sapore in più un po' selvatico. Anche un po' più amaro. E poi c'è un po' troppo limone. Ma lei dice no. Le sarà dosi un po' sono aspro. Provi ad assaggiarlo. Ah, ma che cos'è sto schifo? Ma come lo schifo? Ma che schifo? Ma cosa? È succo ace. La terra galleggiante, non capisco come sia potuto succedere. E poi l'asprissimo! C'è tantissimo limone! Dove stanno le mie patatine? Voglio le mie patatine! E allora, le facciamo subito arrivare! Schifo! Abbiamo capito, un attimo! Cerchiamo di provvedere, ci perdoni, insomma! Dobbiamo portargli le patatine, però sono finite. E come fanno a essere finite? Ce n'era ancora un pacchetto. Lo so, perché prima ho preso l'ultimo pacchetto che c'era e le ho mangiate io perché avevo fame. Ma di nuovo, come facevi sempre al ristorante? Ti mangi tu la roba, ma è possibile? Lo so, ce ne sono rimaste un po' nel fondo, le portiamo quelle, anche se credo. Dobbiamo che portarle un pacchetto di patatine già iniziato. Avevano un gusto anche un po' strano, quindi non so se sono buone o scadute, non lo so. Santo cielo, fammi vedere come sono queste patatine. Ah, ci picchia, che figuraccia. Oh. Ma te le sei mangiate praticamente tutte, ma è possibile? Sì, da qua a qua. Oh, santo cielo, vabbè, meglio che niente, dai, qualcosa dobbiamo portarli. Magari possiamo portargliele, le portiamo qui dentro o prendiamo un piattino dove metterle, magari fa più... Ma lei ha chiesto un pacchetto, portale il pacchetto, dai. Ok. Eccoli. Sì, il bicchiere lascialo qui, andiamo. Signorina, le abbiamo portato le sue patatine. Ecco qui il pacchetto di patatine e il formaggio. Sì, come le voleva lei. Ma questo pacchetto... Ma questo pacchetto è stato già mangiato! No! No! Quella lì è una patatina light, che significa dietetica. Adesso nei pacchetti ne mettono poche per non far ingrassare. Sì, questa qui è la porzione giusta per mantenere la linea. E noi ci teniamo che lei rimanga bellissima così magra com'è, signorina. Ah, io voglio tutte le patatine. Non voglio solo queste. Signorina. Ma le fanno solo così, le fanno solo monodose. Ce ne sono ancora, non... Chi le ha mangiate? Nessuno. Nessuno, signorina. Secondo me qualcuno le ha mangiate. Si sta sbagliando. Io queste patatine le ho a casa e non sono così poche. C'è dove le comprerebbe allora lei se ce le ha a casa? Queste patatine!
patatine, le avete comprate al Lidl? Perché non sono neanche di marca e poi le compro anch'io al Lidl. Non sono di marca. Allora le portiamo via e le cambiamo con qualcos'altro, va bene? Esattamente. Sì, le portiamo con qualcos'altro. Oddio, che figura. Oddio. Lei, signore, tutto bene? Oh, deduco che questo sia un sì. Va bene. E lei invece, signore, tutto bene? Oh, io sto lavorando tantissimo. Per favore, potrebbe portarmi qualcosa di veramente alcolico? Qualcosa che mi tenga sveglio perché devo lavorare ancora per molto tempo. Qualcosa di veramente, veramente pieno di alcol che mi tenga molto sveglio. Va bene, allora vedo subito cosa fare. Le facciamo un bel cocktail, va bene? Sì, qualcosa di veramente una bella bomba a mano. D'accordo. Perfetto, okay. Questi sono gli ingredienti. Allora, e sei sicura di conoscere questa ricetta? È veramente di un cocktail particolare? Hai studiato? L'ho trovato su Google, dovrebbe essere giusto. Su Google? Va bene, dai, va bene. Preparalo. Allora, prima vino bianco. Ok. Ok, poi vedo bene, qui c'è del pepe. Del pepe, sì. Ok. Oddio, non metterne troppo. Basta, basta. Oh, santo cielo, basta, basta. Ok. E un po' di peperoncino. Il peperoncino? Di cayenne, cioè oddio, molto piccante. Oddio, è un peperoncino molto molto piccante. L'ho trovato su Google. Speriamo bene, va bene, dai, ci fidiamo di Google. Vai, versa. Oh, santo cielo. Basta, non sarà troppo. Ha chiesto un drink molto alcolico. Eh sì, ma alcolico, non piccante. Basta. Ok. Oh, santo cielo, che paura. Ascolta, mi è venuta un'idea però. Lui ha finito dicendo che vuole una bomba a mano. Quindi noi dobbiamo farlo esplodere questo drink. Sì, ma con che cosa? Buttaci dentro questo accendino. Ok. 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 Adesso agitalo bene. Oh, santo cielo. Agita. Oh. Ok. Adesso puoi versarlo qui nel bicchiere. Ok. E prima di portarglielo, forse è meglio che lo assaggi. Io? E non possiamo portarglielo così, non l'abbiamo mai fatto. Assaggialo tu! Io? No, io non me la sento, provalo tu. È un colore strano. Prova ad assaggiarlo, dai. Com'è? È tutto a posto? È veramente... Sì. Il suo drink alcolico è pronto. Ah, molto bene. Le sposto un po' più l'utero. Sì. Signore, sta bene? È veramente esplosivo. Mi piace. Bravissime. Oh, che entusiasmo, mi sembra che gli stia già dando la testa. Okay. Oddio. Ok. Ma signora, ma si sposti, non ci conosciamo nemmeno. Ah, signorina, lei è così bella, è fidanzata. No, sono single e voglio rimanere single. Oh, ma che peccato, dai, che peccato. Aiuto. C'è un cliente che sta diventando un po' molesto con la signorina. E forse è meglio di intervenire. No! Ma che cosa sta succedendo? Io! Ma il signore si è addormentato? Signora, sì, si è addormentato! Non è svenuto! Scusi? Dorme veramente come un sasso. Sì. Questa bomba a mano
La stecchito. Oh, santo cielo. Ma non si preoccupi, era molto stanco, lavorava, per questo si è addormentato. Possiamo portarle qualcos'altro? Sì, vorrei anch'io qualcosa di alcolico. Oh, va bene. E che cosa le posso portare? C'era una birra alla spina, grazie. Una birra alla spina, va bene, va bene. Signorina, la sua birra alla spina e se le serve. Ecco qui, allora qui c'è il piatto, se ha bisogno appunto di adagiare il pesce. E adagia il pesce sopra il piatto. E ecco, allora, ecco qui il suo pesce da mettere sul piatto. Quindi una volta, mi ascolti, una volta che ha tirato fuori la spina del pesce ci butta sopra la birra e avrà ottenuto la sua birra alla spina. Vedete? Ma oh mio Dio, ma che cattivo! Questo è il pesce e lo può anche tagliare se vuole. Ma io avevo chiesto la birra alla spina, non ho... Mi avete messo un pezzo dentro la birra? Ma lei ha chiesto una birra alla spina, qui c'è le spine, qui c'è il pesce, la birra, abbi pazienza, ma che cosa vuole? Che cosa? Ecco, allora lei proprio ad assaggiarlo e poi ci dice come va, eh? Andiamo, andiamo. E lei gradisce qualcos'altro? Sempre tutto bene, signore? Ok, ok. Cos'è? Signorina? Tutto bene? Signorina, tutto bene? La spina del pesce! Ma perché si è ingoiata una spina? Ma anche lei che richieste, non poteva dire... Signorina! Una birra normale! Ma signorina! 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 Corri! Corri! Signorina! Signorina, è uscito! La spina me l'aveva ingoiato intero, ma io non capisco come sia possibile. Oh. Signorina? Signorina? Sente bene, signorina? Non lo so. È sempre qui al bar, signorina. Mi sento meglio. Ecco qui, siamo sempre qui, al bar Favola, lo riconosce? Senta, mi può portare solo una birra bionda. Una birra bionda? Sì. Va bene, va bene. Ha chiesto una birra bionda, ma c'è sempre delle richieste veramente strane. Ma cosa vuol dire birra bionda? La birra bionda... Ma cosa significa? Ma dove la trovo io adesso una bionda? Dove la trovo? Ecco la sua bella bionda! Su un calice, tenga. Chiamare una persona in carne e ossa e fermare una ragazza bionda e mettergliela sopra la birra. Anche lei fa delle richieste veramente troppo strane, signorina. Abbia pazienza. Ma infatti... È una birra bionda e abbiamo... Ma che bar è mai questo? Ma io ho chiesto una birra bionda, non una bambola. E questa è bionda, abbia pazienza, signorina, Questa è bionda? La marca della birra si chiama bionda, birra bionda. Guardi, io non conosco veramente questo tipo di birra e comunque la invito ad assaggiare, prego. Ma che bar è questo? Poi la cannuccia dietro? Cioè, ma io quindi devo bere da una cannuccia che gli esce dal salerino? Ringrazi che è una bambola, infatti. Pensi un po' se fermavamo una bionda vera. Senta, tenga qui e va bene, non beve niente. Allora, io non so veramente più che come accontentarla, signorina. E cosa possiamo fare? Non capisco. Allora portatemi uno scotch. Va bene, signorina. Va bene, lo scotch. Lo scotch ce l'abbiamo. Lo scotch ce l'abbiamo, ne abbiamo quanti tipi ne vuole, come lo vorrà lo scotch. Grigio, nero, marrone. C'è anche lo scotch trasparente, ce l'abbiamo di tutti i tipi. Ma quello li portiamo? Portiamoli questo nero, va. Infatti. Dai. Ecco qua lo scotch. Finalmente! Dov'è? Lo scotch. Ha chiesto uno scotch. Ma state scherzando? Ma no. Ha chiesto uno scotch, signorina. Signorina ha detto con le sue... Lo scotch è un liquore.
È un liquore lo scotch? L'avevo detto io che dovevamo fare il corso per barman. E signorina, io non so che cosa dirle. Lei ha chiesto uno scotch e trova. Noi abbiamo frainteso. Ma cosa? Vabbè. Allora portatemi un gin. Signorina, sono qui. No, io non sto parlando su di lei. Io portatemi un gin. Sono qui, signorina, io sono gin. Ma non capite proprio niente, gin è un altro liquore. Ma io tutti questi liquori strani, scotch, gin, ma chi li conosce? Ma chi li conosce? Infatti. Oh, guarda, dove sono? Oh, si è svegliato! Si è svegliato, come sta? Ho fatto un pisolino, ho dormito un po'. Non mi ricordo bene cosa è successo. Comunque, mi sono svegliato con un certo appetito. È possibile avere una bistecca? Una bella bistecca. Sì, va bene, una bistecca. La vorrei anche una bella bistecca. Sì, va bene. Una bistecca, e di che cottura la volete? Oh, io ho una cottura normale, grazie, ben cotta. Lei normale. Allora io al sangue, una bella bistecca al sangue. Perfetto. Allora vado a farle subito la bistecca e la faccio arrivare entro 5 minuti. Oh, è pronta la bistecca. Sì, però il problema è che non abbiamo il sangue, come facciamo? Eh certo, non siamo mica in un ospedale qui, che schifo! Ma da dove lo prendo io sto sangue adesso? Ma poi perché il sangue sulla carne? Non sarà mica un vampiro questa qua? Può darsi. Mamma mia, non ho mai sentito una cosa del genere. E senti, fammi un prelievo. Ma è una cosa schifosa, no! È l'unico modo, cosa le mettiamo? Abbiamo già fatto delle figuracce. Dobbiamo mettere sto sangue sulla carne, dai, fammi un prelievo. Oh, cosa tocca fare? No. Oddio mio. Mi vedo vomitare. Basta. Oddio. Che mi tolta, schifo. Mi tolta fino. Oh, che schifo. E guarda, non glielo versare sulla carne, se lo versa lei. Sì. Mettiglielo qui. Ecco qua. Ok. Lo porto. Signorina, la sua bistecca è pronta. La sua arriva più tardi, signore. La sua al sangue. Ecco, è zero positivo, eh. Okay. Spero che le piaccia. Ma guardi che veramente io le posso assicurare che è sangue fresco perché l'ha appena prelevato dal mio braccio. Ma voi state scherzando? Signorina, non si sente bene? Guardi, non mi vomiti sugli sgabelli, eh? Vabbè, gliela porto via. Buttare via la carne, ma dimmi te. Infatti, è proprio maleducata venire qui nel nostro bar, chiedere tante cose e poi le abbiamo tutte sprecate. Tutte cose strane. Sprecata. Non ho mai sentito dire, ma io guarda, non ho parole. Mi sono pure fatta un prelievo di sangue per niente. Signor Orso, ecco qui la sua bistecca pronta. Oh, grazie mille. Oh, mi sento male. Signore! Oh, cosa c'era nella carne? Ce l'ho. Mi fa male la pancia! Ho bisogno di un bagno! Ce l'avete un bagno? Sì, ce l'abbiamo! Sì, ce l'abbiamo! Le facciamo vedere dov'è! Aiuto! Il bagno! È mezz'ora che lì dentro mi sto preoccupando! Bisognerebbe controllare un attimo come sta! Signore! Oddio! Signore! Tutto bene? Oh, uscita, che mi vergogno! Ok, mi sento meglio. Oh, sì, finalmente mi sono. Oh, mi è venuto un po' di mal di pancia, scusatemi. Ma perché l'hai bevuto di nuovo? Oh mio Dio, ma cosa sta succedendo? E chi urla qui? È un serpente, ma di nuovo? Ma da dove arriva? Adesso chiamo la polizia! Ma no, signorina! Per favore! Tanto polizia!
episodio del manicomio. E iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se non volete perdervi nessun altro video. Ciao!